E buongiorno ragazzi, benvenuti sulle Stalkabout. Io sono Saga e in questo video vi faccio vedere una nuova piattaforma, sempre sulla falsariga di Golden Fleece, e ve la faccio vedere bene dopo la sigla. Dunque, prima di cominciare, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel like sul video per aiutarmi a far crescere il canale e se non l'aveste già fatto, ovviamente anche di iscrivervi al canale e premere anche sulla campanella così da essere aggiornati appena pubblicherò un nuovo video. In più, ho anche creato da pochissimo un canale Telegram così riuscirò a comunicare meglio con voi anche da lì. Se volete unirvi, in descrizione trovate anche il canale Telegram. Detto tutto questo, allora, che cos'è questa piattaforma? Questa piattaforma funziona esattamente come Golden Flix, ma è spagnola, quindi diciamo che è il Golden Flix spagnolo. Me l'avete shillata voi, me l'avete passata voi, io non la conoscevo assolutamente, gli ho dato un'occhiata e ho deciso di portarla sul canale così da farvela vedere. Allora, intanto vi faccio vedere che schermata vi viene fuori quando decidete di registrarvi. Premendo sul link che vi lascio qua in descrizione e sotto nei commenti andrete in questa schermata qua. Ve la faccio vedere perché essendo il sito in spagnolo magari qualcuno fa un po' fatica a capire che cosa vi chiede. Allora, nel primo campo dovete mettere la vostra mail. Nel secondo campo dovete mettere questo codicino che vi genera qua per vedere che non siete un bot, insomma. Qua mettete la password, ripetete la password e qui vi segna il codice referral, in questo caso il mio, quando chiaramente voi manderete il vostro ci sarà il vostro codice. Una volta fatto tutto premete chiaramente registra ora e vi troverete nella home. Come funziona questo sito? Esattamente come Golden Fleece e tutti gli altri, per adesso si basa su due piattaforme, si basa su YouTube e TikTok. Prima di vedere come fare i compiti, preferisco farvi vedere tutto il resto. Quindi, intanto, i VIP. Ci sono anche qua le varie VIP. C'è la VIP 0, che non serve praticamente a nulla, perché vi dà una rendita stupidissima, e in più non potete prelevare. A cosa serve la VIP 0? Serve a guardare il sito, ovvero se vi piace, se ci capite, se fa per voi, fine, nient'altro. VIP 1 è la VIP minima, costa poco poco, costa 20 dollari. Se volete provare il sito anche per il prelievo è un'ottima VIP. Se volete farci qualche soldo, chiaramente qua non è che fate chissà cosa, serve più che altro anche qua per provare la piattaforma, ma qua vi fa provare anche il prelievo. Con la VIP 2 invece andiamo già su una VIP che può rendervi qualcosa. Costa 120 dollari e vi dà 198 dollari in un mese. VIP 3 costa 300 dollari e vi dà 495 dollari in un mese, ok? Poi ci sono le VIP 4, le VIP 5 e le VIP 6 che al momento non sono ancora aperte, le apriranno magari più avanti. Qui ovviamente si va sulle VIP pesanti, quindi si va a pagare 900 dollari per un 1584 al mese, 2000 dollari per un 3996 al mese, e un 6.000 dollari per un 12.537 al mese. Comunque queste tre per ora non ci sono, quindi possiamo scegliere tra 1, 2, 3. Ricapitolando, la 0 è praticamente una demo, la 1 è giusto per provare un po', la 2 per provare già a fare una piccola rendita, la 3 è quella che vi rende sicuramente un pochettino. Come si fa il deposito? Allora, mettiamo che io voglia passare a una VIP 2. Premo su VIP 2. Mi esce fuori questo pop-upino qua, gli do ok. E qua scelgo quale rete usare. Allora, conviene sempre usare la TRC20 perché è quella che costa meno in assoluto, ok? Quindi TRC20 e dobbiamo mandare 120 USDT. Quindi lo dico in tutti i video. Occhio agli importi. Devono arrivare 120 precisi, quindi se usate Binance mettete 121 perché Binance si prende un dollaro di commissione. Quindi mettete 120 USDT. Li mandate a questo indirizzo. Quindi ve lo andate a copiare col tastino copia e ve lo incollate su Binance o potete usare il codice QR se preferite. Dopo che Binance vi ha fatto la transazione, prendete la ricevuta della transazione, quindi la schermata che avete dopo la transazione con l'IDTX, fate uno screenshot e lo uppate qua. Quindi premete sull'icona della fotocamera e andate a inserire lo screenshot fatto. Potete farlo benissimo da telefono, anzi forse è più comodo da telefono questa volta che non da PC.
Fatto questo, premete questa scritta blu, vi manda nella schermata dopo, dove avete una schermata che vi fa copiare l'indirizzo, avete già il tastino per l'assistenza. Se è andato tutto a buon fine, siete già VIP1, doveste avere qualsiasi problema perché magari avete sbagliato, avete fatto qualche cavolata, premete sul tastino dell'assistenza, vi apre il canale Telegram, quindi per quello dico forse è meglio farlo da telefono, e potete direttamente parlare con l'assistenza in modo che vi aiutano a mettere a posto il pasticcio che avete fatto. L'assistenza al momento è super efficiente, nel senso che risponde un po' a qualsiasi ora. Come assistenza è uno dei migliori che ho visto. Fatto questo, quindi abbiamo la nostra VIP. Che cosa facciamo? Ovviamente torniamo poi alla home page e andiamo a farci i nostri compitini. Come fare? Andiamo nella home, scegliamo se farlo su YouTube o su TikTok. Ad esempio, io qua scelgo TikTok, premo, scegliamo la VIP che siamo noi. Io adesso ho fatto una VIP1, quindi premo VIP1. E vi fa vedere i vostri compitini. Potete riceverne ovviamente a seconda di che VIP avete fatto, quindi non potete farmeli tutti, potete fare solo quelli per cui siete abilitati. Fate su ricevi, lo fate direttamente per tutti quelli che potete. Io adesso lo faccio su due giusto per farvi vedere. Tornate di nuovo nella home e premete su questa seconda icona qua. Quindi schiacciate, vi fa vedere i compitini che avete riscattato. Vi premete l'iconetta qua, vi apre il link, andate a ficcarci il like, eccetera. Dopodiché, dopo che avete fatto il tutto, andrà un attimino qua in revisione e dopodiché si sposterà in completato, a meno che voi fallite. Allora, se fallite, ve la sposta in fallito, ok? Fatto questo, arriviamo ovviamente alla parte più importante, ovvero come prelevare i soldi. Sempre quasi identico alle altre piattaforme, ovvero si va su Mio, qua sotto. Andiamo su Informazioni personali, schiacciamo. Andiamo qua, questa icona qua è dove settiamo il pagamento, lo schiacciamo. Allora, qua sopra dovete mettere il vostro nome, quindi che sia il vostro nome, che sia un nick, è poco importante, mettete un nome. Qua dovete mettere il vostro indirizzo e qua attenzione perché dovete mettere quale coin volete fare arrivare. Io metto sempre il TRC20 perché è quello appunto, ripeto, come prima, con meno commissioni. Quindi TRC20, date yes. Qua incollate poi il vostro indirizzo TRC e qua appunto il vostro nome. Premete su questa icona e il gioco è fatto. Una volta che avete settato tutto, vi faccio vedere dov'è il tastino del ritiro perché magari non lo trovate. Allora, dovete andare qua che vi apre il vostro portafoglio, quindi sempre sul tastino Mio. Qua in alto vi apre il portafoglio e qua c'è il tastino grosso Ritira denaro. Premete Ritira denaro, a me chiaramente mi dice che non ho configurato nulla perché come avete visto non avevo configurato ancora nulla, mi rimanda indietro a configurarmi. Una volta che avete configurato mettendo Ritira denaro, dovete mettere semplicemente l'importo che volete ritirare, premere Ritira. E i soldi vi arrivano direttamente su Binance o sul vostro exchange che avete messo. Come vedete è sempre la stessa storia, quindi le piattaforme sono sempre tutte uguali. Questa è spagnola, la possiamo usare anche noi italiani, chi se ne frega, però è una piattaforma spagnola. E come sempre io vi ripeto, come in tutti i video, che queste piattaforme sono gambling, quindi è una scommessa. Sono piattaforme che nascono e muoiono. Quindi se noi entriamo con i giusti tempi possiamo farci dei soldi, il rischio di entrare in un momento sbagliato e quindi la piattaforma ci morirà in faccia. Questo è un rischio che dobbiamo correre. Questo non è assolutamente un consiglio finanziario, ovviamente io non vi sto consigliando come usare i vostri soldi, semplicemente vi faccio vedere delle piattaforme che utilizzo io. Sapete come la penso, se avete visto altri video, io preferisco diversificare su altre piattaforme perché è palese che queste piattaforme muoiono. E quindi preferisco mettere più piattaforme in uso in modo che quando una sparisce ce ne sono altre che restano. Ognuno dovrebbe fare chiaramente le proprie valutazioni, dovete ragionare con la vostra testa e dovreste mettere su queste piattaforme solo i soldi che siete disposti a perdere. Per questo video io direi che è tutto. Vi ringrazio di essere arrivati fin qua. Se non l'aveste già fatto, vi richiedo nuovamente di lasciare un bel like per aiutarmi a far crescere il canale e anche di iscrivervi al canale e premere anche sulla campanella. E noi ci vediamo al prossimo video.